Insomma, Antonello Sannino, presidente Arcigay Napoli. Perché Antonello? Perché Antonelli, ragazzi che hanno denunciato il fatto successo con i Ricati, sono napoletani e hanno denunciato in prima persona a te l'accaduta. Tu l'hai divulgato a livello nazionale, insomma, hai letto una loro lettera, diciamo, durante il convegno. Insomma, sta cambiando qualcosa? Sì, sta innanzitutto emergendo quello che in passato è sempre esistito e che oggi finalmente, con un'emancipazione più forte della comunità LGBT, finalmente i ragazzi hanno il coraggio di denunciare. Napoli in questo momento è la città italiana che vede il maggior incremento di denunce di casi di aggressione ai danni delle persone LGBT. Non è che Napoli si sia scoperta omofoba oggi, probabilmente forse anche per la sua cultura è una città anche estremamente accogliente, ma oggi finalmente i ragazzi sono consapevoli dei propri diritti. Cioè, due ragazzi che oggi si tengono per mano e vengono presi in giro oppure vengono discriminati, sanno che loro sono nella ragione e gli altri sono nel torto, per cui si rivolgono alle associazioni, alle autorità, alle forze dell'ordine per far rivalere i propri diritti. Questo non accadeva prima e tuttora l'omofobia interiorizzata delle persone più adulte è visibile nella nostra società. Cioè, quando vengono due persone sopra i 40 anni che sono state vittime di aggressione perché magari erano in strada in atteggiamento più intimo, loro dicono probabilmente noi abbiamo provocato quella reazione, interiorizzando quell'omofobia che è figlia di una cultura di 2000 anni di discriminazione ai danni della nostra comunità. Però i giovani no, i giovani hanno la consapevolezza dei propri diritti e finalmente denuncia. La legge dovrebbe essere un po' più pesante sulla discriminazione. Si dovrebbe fare qualcosa in più. Allora, è un processo soprattutto di livello culturale. Le leggi sono fondamentali. Io porto a dito la fede di un che testimonia della mia unione civile, che è una legge importantissima da questo punto di vista, perché dà la consapevolezza e la forza di un diritto di uguaglianza da parte delle persone LGBT. Certo, la strada è ancora lunga, ma è un livello culturale soprattutto da poter in qualche modo fare entrare nella società civile. Bisogna entrare nelle scuole, nelle famiglie. La legge è importante, però è importante soprattutto far crescere il livello culturale del paese. Grazie. Grazie a voi.